Controlli su 100 persone, 58 veicoli, 3 arresti, 4 denunce e 12 contravvenzioni. Questo è l'effetto del rafforzamento dei controlli notturni a Trieste da parte dei carabinieri dopo i gravi fatti di Scala dei Giganti e gli altri episodi che hanno consigliato il prefetto Valenti a misure straordinarie. Tra la serata del 31 ottobre e le prime ore del 1 novembre il dispositivo è scattato in diverse zone della città. Particolare riguardo è stato dato ai luoghi di aggregazione maggiormente frequentati dai giovani, come Rione di Cavana e nelle aree teatro dei recenti fatti di cronaca, vale a dire Piazza Libertà, Piazza Garibaldi, Largo Barriera, Piazza Goldoni e Scala dei Giganti. Gli arrestati sono un cittadino italiano per traffico di droga e due pakistani con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La coppia, a bordo di un'auto a noleggio, trasportava due connazionali, di cui uno minorenne. I militari dell'arma hanno anche denunciato a piede libero due minorenni per imbrattamento di due condomini. Le ulteriori denunce sono scattate per guida in stato d'ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Infine, fanno sapere i carabinieri, sono state comminate pure 12 contravvenzioni per violazione al codice della strada.